quanto è grave la situazione dopo quello che è emerso dall'inchiesta di Fanpage. Abbiamo già fatto un comunicato stampa ufficialmente ieri sera, prima ancora che ci fossero quelli del PD che si inventavano richieste assurde al Presidente del Consiglio o cose di questo genere. In Fratelli d'Italia non c'è spazio per l'antisemitismo, non c'è spazio per nessuna difesa di totalitarismi o di razzismi. Da parte nostra non ci sono dubbi. Vediamo che questo non viene fatto a sinistra, ma noi non accettiamo lezioni da nessuno e stiamo già procedendo nel prendere provvedimenti nei confronti di chi sbaglia. Detto questo, l'inchiesta è una vergogna con le modalità che sono completamente sbagliate, contro la legge, ma a prescindere da questo, quello che emerge, tutti coloro che sono incompatibili con i valori di Fratelli Italia vengono cacciati da Fratelli Italia. Riassumendo la stringata nota ieri a sua firma, secondo lei chiude il caso? Guardi, il problema è molto semplice. Noi cacciamo dal partito chi non è compatibile con Fratelli d'Italia. Poi c'è un problema che è molto evidente di persone che provano a far finta che sia giornalismo fare dei reati, e quindi su questo il caso non è chiuso. Su questo ci sono dei minorenni che sono stati di fatto spiati, seguiti nella loro intimità, nei loro affetti personali, nella loro vita quotidiana, nella speranza così di denigrare un partito politico. Tutto questo è molto antidemocratico. Il problema è l'inchiesta. No, certamente, diciamo questo. Certamente non è un'inchiesta, certamente è una serie di reati che sono stati fatti, sono un problema, ma Fratelli d'Italia, se anche in modo molto scorretto e indifendibile vengono fuori delle notizie che sono per noi importanti, noi comunque prendiamo provvedimenti. Sono due questioni diverse, ma ci sono entrambi, perché credo che pedinare, seguire, spiare, rubare chat a ragazzini minorenni, a persone di 18 anni, semplicemente per attaccare un partito politico sia una cosa sbagliata. Da questo punto di vista sull'inchiesta cosa intendete fare quindi? Guardi, ciascuno si qualifica per quello che è. Cosa intendiamo fare lo decidiamo noi, ma mi è indifferente. Quello che noi decidiamo di fare è ovviamente quello di essere, a differenza delle sinistre in Italia che sono molto incoerenti, e prendere provvedimenti e cacciare quelli che sbagliano. Faccio però presente. No, sì, mi scusi. Prego. Siete consapevoli che il video che promuoveva l'incontro e la seconda puntata ieri sera diceva di sparare a vista ai ragazzi Gioventù Nazionale? Ecco, prima di fare lezioni agli altri, io credo che invitare a sparare a vista a ragazzi 18 e 20 anni sia da condannare a parte tutti. Non ho sentito una condanna né di Formigli, né del PD, né della 7, né di Repubblica. Nessuno ha condannato che si invitasse a sparare a dei ragazzini 18 anni. Pietà. Un'ultima domanda, ma qui è una questione di mele marce all'interno di Gioventù Nazionale che dicono, esprimono pensieri folli, oppure è un problema più generale all'interno di Gioventù Nazionale? I ragazzi di Gioventù Nazionale sono bellissimi, è un movimento sano e meraviglioso. Se qualcuno ha fatto degli errori ne paga le conseguenze, ma non vi consentiremo di infamare il movimento giovanile che abbiamo, che è bellissimo e meraviglioso, che hanno fatto, perché per esempio non ho visto le immagini di Gioventù Nazionale che facevano i volontari in Ucraina o che facevano i volontari per spalare. Quindi il mele fango marce o mele fasce in questo caso. Guardi, le battute le lascio a lei. Persone che sbagliano, che a 18 e 20 anni fanno degli errori che comunque hanno delle conseguenze, perché anche se si è giovani, se si sbaglia si deve pagarne le conseguenze. Grazie.